Abbiamo dato vita a questo progetto perché noi crediamo fermamente nella medicina estetica e riteniamo che questa disciplina, se applicata correttamente e soprattutto senza abusi, possa guidare il paziente verso un percorso preventivo e correttivo che abbia come fine ultimo il benessere e l'accettazione di sé. Ci siamo dotati per fare questo di dispositivi di ultima generazione all'avanguardia che possano permettere al paziente di affrontare percorsi anche se il paziente è un agorafobico. Quindi noi saremo in grado di fare questi trattamenti anche senza l'infiltrativo. Ovviamente faremo l'uno e l'altro, ovviamente ci prenderemo cura del paziente in toto perché noi non ci limiteremo a sistemare la singola ruga oppure a rimuovere il singolo pannello adiposo, ma cercheremo di prendere il paziente in carico e facendolo passare attraverso un piano alimentare adeguato e personalizzato. Gli rimuoveremo, il problema che verrà a presentarci di volta in volta e lo accompagneremo verso un percorso di piena accettazione di sé, perché sappiamo bene che la felicità è sentirsi bene con se stessi e che la bellezza è una questione di dettagli. Questo nuovo progetto che nasce all'interno di Multimedica, lo sapete che Multimedica è questo. Ormai lo conoscete un po' tutti, è un centro polidiagnostico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale e più ci sono degli ambulatori privati. Tra questi ambulatori privati, oggi nasce un ambulatorio molto importante, diciamo soprattutto per noi donne, l'ambulatorio di medicina estetica. Questo devo dire grazie alla dottoressa Doriana Licata, che è il nostro responsabile, che sarà il responsabile dell'ambulatorio di medicina estetica e più mi piace dire e sottolineare che è il direttore sanitario di Multimedical. Quindi Doriana ha accettato e la ringrazio pubblicamente questo ruolo importante, impegnativo, che è il direttore sanitario, ma è anche responsabile della medicina estetica e della sala chirurgica, perché noi qua molti non sanno, abbiamo questa sala chirurgica autorizzata che da oggi sarà operativa.